Ragazzi, finalmente lo scudo è in arrivo su Minecraft PS4. Buona visione! E bentornati in questo nuovissimo video, sono Crisio107 e siamo oggi, ragazzi, tornati finalmente con un video di Minecraft. Ragazzi, so che vi sto viziando ormai con video di Fortnite, ma non vi preoccupate, vi avrei promesso che dal momento in cui sarebbero tornate informazioni di Minecraft ve ne avrei portate. Quindi, ragazzoli, se siete veri minecraftiani e avete sempre giocato a questo magnifico gioco, vi invito a lasciare un bel pollice in su per supportarlo, per farlo ricrescere e riesplodere come i vecchi tempi. Detto ciò, vi invito ad indovinare la parola segreta che comparirà adesso qua sotto e scrivetemi nel sondaggino che troverete qua sopra qual è la vostra console di gioco o comunque dove giocate di più a Minecraft. Detto ciò, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché oggi abbiamo delle informazioni molto interessanti. Tra l'altro, ragazzi, riassunto del video di ieri per chi non avesse capito. Vi ho spiegato tutto quello che era successo, quindi conclusione no, ragazzi, l'aggiornamento non sarà a pagamento, state tranquilli. Bensì succederà una cosa un po' diversa, ma vi spiegherò tutto questo in un prossimo video. Per questo è importante che rispondiate al sondaggio qua sopra. Detto ciò, ragazzuoli, vi invito anche a passare sul mio profilo Instagram, perché anche oggi saluto le 5 persone che mi hanno seguito in sti giorni. Quindi mi raccomando, se volete essere salutati anche voi, passate sul mio profilo che si chiama Cristian_Pignataro_. Quindi un salutone a Giulio77, Giuseppe Falcio, Leonardo, Fortnite Meme e Bomber Rainbow Six. Quindi un salutone, ragazzi, siete dei veri bomber. Grazie ancora per i 100.000 iscritti, ragazzi, non so come ringraziarvi, è un traguardo enorme. Se invece tu sei nuovo, ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanellina per non perderti nessuna notifica. Detto ciò, ragazzi, di cosa parliamo oggi? Ragazzuoli, è successa una cosa un po' interessante. È da un po' di tempo che non arrivano notizie dal mondo di Minecraft, però, ragazzi, è arrivata un'informazione molto piccante. E da quando è uscito forse l'ultimo aggiornamento dell'Elytra che si parla di Combat Update, nonché l'aggiornamento dove inseriranno la doppia mano. Ragazzuoli, è successa una cosa un po' particolare, perché quelli di PlayStation non erano molto propensi nell'inserire la seconda mano. Però appunto tutti noi abbiamo richiesto lo scudo, il famosissimo scudo che avrebbe cambiato tantissime cose. Come sapete, ragazzi, e come vi ho confermato nel video di ieri, arriverà l'aggiornamento acquatico che introdurrà il tridente di Poseidone, i nuovi mob marini, i delfini e tantissime altre cose, tra cui il drago della notte. E quindi, ragazzuoli, uno scudo ci farebbe davvero comodo. E qui entra in gioco uno dei fondatori, uno dei creatori, uno degli sviluppatori di mod o comunque di sviluppo add-on di Minecraft console. Ebbene sì, ragazzi, ecco qua, che si chiama SantiGamer836, che stava lavorando, infatti ci sono tantissimi screen e tantissime cose della sua fase di sviluppo di questo progetto. E finalmente, ragazzi, è riuscito ad elaborare e ad inserire lo scudo su Minecraft console. Logicamente, ragazzi, questo è un test. Lui ha detto che dal momento in cui l'avrebbe provato avrebbe riferito tutto agli sviluppatori ufficiali di Minecraft, quindi 4J Studios, e gli avrebbe spiegato il funzionamento. Tra l'altro, ragazzi, rilascerà una piccola beta per chi ha Xbox o per chi ha Minecraft su PC. Purtroppo su PlayStation 4 queste cose non si possono ancora fare, ma non vi preoccupate, arriveranno. Si potrà provare in anticipo questa add che ci farà vedere un po' come funzionerà lo scudo. Notate una piccola cosetta, ragazzi, per chi ha l'occhio più sveglio, chi ha già guardato l'immagine avrà capito che però, ragazzuoli, non ci sta la seconda mano. Quindi, ragazzi, inseriranno lo scudo ma senza la seconda mano? O meglio, inseriranno poi anche la seconda mano? Non si sa, ragazzi, per il momento sembrerebbe che ci sia lo scudo ma senza seconda mano. Detto sinceramente, potrebbe anche andarmi bene, perché tanto se dobbiamo affrontare qualcosa, oddio, lo scudo sarebbe solo una cosa aggiuntiva. Io sinceramente lo scudo non lo utilizzo, preferisco avere l'armatura forte e l'arma più forte in mano. Però appunto, se volessero aggiungere lo scudo e semplicemente tenerlo in una mano così da occupare tutte e due le mani, potrebbe anche essere un'idea. Anche se, come ripeto, non la vedo una cosa stranecessaria. Potrebbe essere che tu switchi fra una cosa e l'altra. Non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Vorrete lo scudo più doppia mano o vi basterebbe solo lo scudo, però senza poter usare un'altra arma, quindi dovrete tutte le volte switchare? Non lo so. Fatemelo sapere nei commenti, perché sono curioso di saperlo. Diteci, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Fatemi sapere, tra l'altro, se siete contenti del ritorno di questo Minecraft, e in sti giorni logicamente torneranno anche nuove cose di Fortnite.
ormai sul canale principalmente, ragazzi, porto Fortnite e Minecraft. Quindi ragazzi, spero che vi faccia piacere avere queste cose, tanto suppongo che più o meno giochiate tutti agli stessi giochi, insomma, quelli che mi seguite. Quindi speriamo bene. Io vi ringrazio ancora tantissimo, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per il supporto, che dire, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!